Voglio immaginare che quel grido di gioia per il gol oggi sia lo stesso dell'abbraccio con il Signore. Sono le parole di Don Luigi Menci, che nella collegiata di San Martino a Foiano della Chiana ha celebrato i funerali di Matteo Roghi, il quattordicenne morto sul campo di Abbadia San Salvatore dopo la partita che la sua squadra dei giovanissimi aveva appena pareggiato grazie proprio a un suo gol. Al termine della cerimonia, il feretro è stato portato allo stadio di Foiano dove sono stati lanciati in cielo 300 palloncini. La comunità di Foiano si è stretta attorno alla famiglia, mamma Samantha, babbo Cristiano, la sorellina di Matteo, Sara. Alla cerimonia erano presenti i dirigenti e calciatori della squadra di Matteo, il Foiano, una delegazione del Bologna Calcio di cui Matteo era tifoso, una della Miata, amici e parenti, nonché i compagni di scuola che hanno reso omaggio a Matteo. Particolarmente commosse le testimonianze in ricordo di Matteo e dei suoi compagni di scuola e di squadra. Al termine della cerimonia funebre, la salma è stata tumulata nel cimitero monumentale di Foiano della Chiana. E dalle pagine della Nazione, il papà di Matteo Cristiano chiede giustizia: dice non si può così morire a 14 anni. Voglio tutta la verità su quello che è accaduto a mio figlio.